Dunque, questa giornata di formazione che cosa vuol dire per i giornalisti, soprattutto per i giornalisti del Vallo di Diano, alla luce degli ultimi fatti di cronaca anche nazionali? La cosa importante è che, grazie davvero al presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Liocarelli, anche nel Vallo di Diano, ormai da quando appunto lui è presidente del nostro ordine, si tengono questi corsi di formazione. I corsi di formazione dovrebbero quantomeno essere pane quotidiano per chi questa professione la svolge per davvero. Servono soltanto ovviamente per prendere coscienza su certe problematiche che altrimenti non potrebbero essere sviscerate se non con l'aiuto di specialisti, di persone che fanno praticamente questo lavoro. E questa sera abbiamo la possibilità qui di avere tra i nostri ospiti un magistrato, un giovanissimo magistrato, Maria Cristina Bonomo. Poi abbiamo Edoardo Scotti, che è uno dei giornalisti più accreditati per quanto riguarda l'intera provincia salernitana e non solo. Quindi questi incontri servono soltanto per fare in modo che la nostra professione migliori sempre di più. Non è facile fare il giornalista a tutto campo senza essere minimamente supportati, senza essere formati. E il nostro impegno, il nostro imperativo, il nostro obiettivo è quello di dare la possibilità anche ai giornalisti del Vallo di Diano di formarsi adeguatamente. Come deve comportarsi un giornalista quando è chiamato a trattare questi temi così delicati? Voler solamente per codici risolvere il problema è assolutamente sbagliato. Penso che un discorso come quello del codice rosso, delle violenze domestiche e delle violenze sui minori debba attraversare proprio una presa di coscienza da parte della popolazione, del singolo cittadino, e questo non può passare attraverso la norma. Deve passare attraverso un'acquisizione di saperi, di conoscenze e di strutture pubbliche che mancano purtroppo, e si sta delegando tutto alla normativa, ai codici penali e così via, che per quello che mi riguarda sono assolutamente inefficaci. Anche dagli ultimi fatti di cronaca vediamo come si sta abbassando l'età di chi commette il crimine o di chi è la vittima. A che cosa è dovuto questo? A un cambiamento della società? Sì, è dovuto al fatto che nessuno può supplire due momenti fondamentali della crescita di un individuo che sono la famiglia e la scuola. Se vengono meno la famiglia e la scuola e tutto, come ti dicevo prima, si delega al codice penale, chiaramente c'è una profonda crisi. Allora va tutto attraversato dalla crescita culturale del singolo individuo, del singolo giovane, ed è una carenza di valori quella che più manca e che comporterà, lo vedremo, ne sono convinto, un incremento di fenomeni legati a violenza domestica e a violenza sui minori o nei confronti della donna e così via. Quello che manca è appunto la capacità di rispondere in termini di conoscenza e di saperi. La scuola deve fare deve essere potenziata, così come va sostenuta la famiglia. Senza queste due strutture fondamentali continueremo ad andare all'indietro. Il ruolo del giornalista, che è colui che arriva e racconta, diciamo, il fatto, quale può essere in questo frangente? Possiamo avere anche un ruolo di divulgazione in questo caso? Il ruolo del giornalista è quello di prendere posizione. Io, come faccio una citazione, non amo i non partigiani. Va presa parte per una posizione, il giornalista si deve dichiarare per quello che è, per come la pensa nell'andare a interpretare i fatti, lo deve fare con grande coscienza critica e deve tornare a essere il cane da guardia della democrazia e quindi dei valori di ognuno di noi, dei valori individuali di ognuno di noi.